Riproviamo, ragazzi. Ha avuto solo fortuna questo folletto di merda. Ecco, si è ucciso da solo. Che imbecille. Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Prima di iniziare voglio salutare gli iscritti. Quest'oggi saluto Francesco Cattic e Federico Valsicchi. Se vedete una luce alla mia sinistra, non mi sta chiamando Dio in paradiso, bensì è semplicemente il sole. Mi dispiace per gli hater, ma ho ancora moltissimi video da fare. Comunque oggi torniamo su Happy Wheels, se non sbaglio è la quinta puntata. Andiamo subito nel menu e divertiamoci come non mai. Eccoci nel menu. Scegliamo qualche livello a caso. Ok, vediamo di cosa si tratta. Ci ha dato come personaggio Ricky. Povero Ricky. Ce la possiamo fare tranquillamente. E mi sa invece di no. Forse devo fare questa manovra qui. Un cazzo proprio, direi. Vai, ce la puoi fare. E abbiamo vinto, ragazzi, puramente a caso, ma abbiamo vinto. Un livello dal nome 101% impossible. Scegliamo dove accidenti sta. Aleandro. Aleandro, sei pronto? Mi raccomando, non deludermi. Ce la possiamo fare. Via! Riproviamo, ce la dobbiamo fare. Vai, 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 vai. No! Stavolta eravamo vicini. Vai Aleandro, vai! Cazzo Aleandro. Doveva arrivare intero, non a pezzettini. Dai Aleandro. Vai vai! No! Ancora una volta, non mi voglio arrendere. Mi sa che dovrò arrendermi invece. Vai Aleandro, vai! Vai vai Aleandro, sei ancora vivo. Vai Aleandro! Abbiamo vinto con metà corpo, ma abbiamo vinto! Ottimo! Ok, vediamo di cosa si tratta questo livello. Già abbiamo perso una gamba, povero Aleandro. Quindi dobbiamo semplicemente scendere giù. Eccola lì, la gamba. Saluta la tua gamba, Aleandro. Ho detto di salutare, no di ingropparti la palla. Vai, Aleandro, che ce la facciamo. Ok. Dai. Vai. Olè, olè, sembra un serpente che striscia in mezzo agli spazi. No, non mi dire che ti sei incriccato. Ok. Vai, vai. Aleandro, possiamo vincere. Vai, vai. Bravissimo, Aleandro. Meno male che non stavo al centro. Che culo. Oddio. Pensavo di essere infilzato come se non ci fosse un domani da questi cosi. Abbiamo vinto! Ottimo! Ok, facciamo questo livello con Aleandro. Vediamo se riusciamo a vincerlo. Folletto di merda, che volevi fare? Ti sei ucciso... No, sei un figlio di puttana. Riproviamo, ragazzi. Ha avuto solo fortuna questo folletto di merda. Ecco, si è ucciso da solo. Che imbecille. Anche nonno Gigi si è ucciso da solo. No, ma che cazzo? Sta diventando un porno horror. Vai, ce la possiamo fare. Aleandro, perché? Oddio. Ci siamo portati la gamba del tizio. Merda, che cazzo è successo? Dai, superiamo di nuovo questo folletto di merda. Mi sa di no. Ancora una volta ci riproviamo. Folletto del cazzo. Perché te lo succhi da solo? Non voglio perdere tutta la mia esistenza su questo livello. Abbiamo superato nonno Gigi. Bullman pure, forse. Sì, l'abbiamo superato. Eevee, chi sarebbe Eevee? Ah, la grassona con delle katane. L'ho schivata proprio in modo egregio. Killer. Sì, è davvero un killer. Proviamo a fare questo livello con Ricky. Vediamo se riusciamo a vincere. Ok, mi sa di no. Proviamolo con nonno Gigi allora. Nonno Gigi, ora il potere passa nelle tue mani. Vai. Vai nonno Gigi. No, nonno Gigi. Riproviamo. Vai, sei ancora vivo, ce la puoi ancora fare, nonno Gigi. Vai, grande nonno Gigi. Vai, nonno Gigi, ce la stai facendo. Ok. Ok. Abbiamo vinto, benissimo ragazzi. Ok, vediamo questo livello. Aspettate però, datemi il tempo di capire. È un livello difficile questo. Sembra una cazzata, ma si basa tutto sulla spinta iniziale. No.
cazzo! Ha vinto solo la testa di nonno Gigi. La porta che si apre da sola. Paranormal Activity. Sto da solo a casa. Però se non sbaglio sono appena arrivati i miei genitori. Quindi, meno male. Ok, abbiamo chiuso la porta. Ma nonno Gigi lo stesso non riesce a vincere. No! Per pochissimo. Vai, vai, vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, finalmente. Ok, ragazzi, proviamo a fare questo livello con Ricky. Vediamo se riusciamo a vincere. Decisamente no. Riproviamo. Vai, Ricky. E che cazzo, Ricky? Proviamo di nuovo con la rincorsa. Vediamo, vai, Ricky. Ma dov'è la vittoria? Povero Ricky! È diventata una ragazza. La chiameremo Cristina. Cristina, mi dispiace, ma... sei morta. Proviamo a fare quest'ultimo livello, ragazzi. Vai, Aleandro, ce la stai facendo. Ma che stai facendo, Aleandro? Ok, Aleandro era intento a fare cose sconce. E nel frattempo siamo caduti all'indietro, grandi. Bravo, Aleandro, hai superato l'ostacolo. Ok, ora c'è un bambino di merda lì con una spada che vuole tagliarti la testa. E così ha fatto. Ok, siamo di nuovo al punto di prima. Aleandro, mi raccomando, non farti fregare da un bambino del cazzo. Ecco, è la fine che meritava. Stupido bambino. Vai, Aleandro, dobbiamo proseguire la nostra avventura. Ok, però devo fare in questo modo, credo. Eh sì. Grande Aleandro. Che qua è un po' più complicato, quindi dobbiamo fare più attenzione. Eh sì, è complicato qui. Vai, vai. No. Sì, funziona la tecnica da ballerino disabile. Ok, non dovevi fare testa e muro, però... proviamo a fare di nuovo la tecnica del ballerino disabile. Vediamo un po'. Funziona, vedete? Ok, quindi il consiglio che vi do, se vi trovate di fronte a dei livelli di questo calibro, usate la tecnica del ballerino disabile e supererete questi ostacoli molto lentamente, ma ci riuscirete. Ok, quando cazzo arriva il traguardo? Ah, facciamo attenzione, non vorrei morire proprio in questo punto. Facciamo un bel salto per superare st'affare. Ok. No, è cazzarola. Vai, Aleandro. Aleandro, però... ok, bravo. Qui va più veloce, quindi dobbiamo fare più attenzione. Non andare verso quel coso, bensì saltalo. Vai! No! Ok, ragazzi, per oggi terminiamo. Lasciate un mi piace per supportarmi, mi raccomando. Commentate, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, condividete il video. E mi raccomando, seguitemi su Snapchat e Instagram che pubblico mie foto hot. Quindi affrettatevi. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!